Si è chiusa nel migliore dei modi la prima edizione della giornata Recycle Vivi Città, una domenica senza auto con tante iniziative all'insegna dello sport, della mobilità e del riuso. Dalle 10.30 alle 16, ricalcando le modalità di chiusura al traffico che si applicano in occasione della Bolzano in bici, vigili e volontari del GOER hanno chiuso tutti gli ingressi alla città. Tanti comunque gli automobilisti che hanno tentato di circolare nonostante il divieto, circa 250 le multe elevate dalla Polizia Municipale, da 81 euro ciascuna per un totale di 20.000 euro. La giornata senza auto è stata comunque un successo, è stata la festa delle famiglie, della socializzazione. È una bella giornata, è un godere la città, slow town, con calma, percependo tutto quello che può offrire, quindi nuovi rapporti umani. Nuova naturalità, credo che sia una bella esperienza, veramente la giornata ci ha aiutato e quindi questo sole splendente è bello quanto questa organizzazione e questa manifestazione. Io credo che sia una forma di socializzazione, di entusiasmo, soprattutto per i bambini, i genitori, un modo di vivere la città tranquilli, sicuri. È una bella esperienza per tutti ed è soprattutto educativa per capire che questa esperienza può ripetersi ogni giorno. Un mix tra svago e sport, si è tenuta infatti anche la corsa competitiva Vivi Città 2017 che ha visto al via 300 atleti. A vincere, dopo il successo ottenuto a Caldara, il 28enne marocchino Khalid Jbari dell'Athletic Club 96, secondo Marcus Ploner, terzo Gianmarco Bazzoni. In campo femminile invece il successo è andato ad Elena Casaro dell'Athletic Club 2000 Dobbiaco. Cuore pulsante dell'evento Piazza Tribunale, dove si è tenuta la partenza e l'arrivo della gara, ma anche tutte le iniziative collaterali con stand informativi, gastronomici ed un palco dove si sono alternati diversi gruppi musicali. Un evento riuscito che verrà riproposto sicuramente anche il prossimo anno.